Ben ritrovati a Sette Sera, continuiamo questa puntata che avvicina i servizi ai cittadini, a chi ha bisogno. Adesso parliamo di importanti patologie neuromuscolari e parliamo però soprattutto di storie di dignità e di lotta alle differenze, alle barriere. Una storia di una lotta alla quale tutti noi possiamo portare il contributo. Come lo scopriamo insieme a Marco Rasconi, presidente di WILDM Milano. Buonasera, buonasera, benvenuta. Buonasera. E benvenuta anche ad Alessandra Dani, volontaria di WILDM Milano. Buonasera. Eccoci qua. Allora, raccontiamo un'associazione che è veramente radicata sul nostro territorio, più di 50 anni di storia, ci sarebbe tanto da dire, lo facciamo, ma fra un po', perché partiamo dal presente con una lotta importantissima che parte oggi, perché oggi è l'ottava giornata nazionale WILDM. Di cosa si parla? Oggi inizia l'ottava giornata nazionale che durerà 2 settimane. Sembra strano dire giornata che dura 2 settimane, però per noi è così, abbiamo sempre bisogno di tempo per raccontarci e queste 2 settimane ce lo permetteranno in particolare. Noi saremo nelle piazze in tutta Italia, in più di 500 piazze italiane, con i volontari, con tutto il nostro materiale informativo e con delle farfalline della solidarietà che ci permetteranno di sostenere un progetto importante che è quello legato proprio allo sport e alla disabilità. Benissimo, allora facciamo una cosa, vediamo subito, sentiamo l'essenza di questo progetto guardando il vostro spot e poi torniamo qui e raccontiamo tutto di voi, va bene? Allora vediamo subito lo spot. Allo sport non interessa chi sei. Allo sport non interessa come sei. Allo sport non interessa da dove vieni. Allo sport interessa una cosa soltanto. Che sei qui adesso per vincere o provarci fino in fondo. Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare. Da 50 anni lavoriamo per promuovere l'integrazione sociale delle persone con disabilità. Aiutaci anche tu a sfidare limiti e barriere. Dal 26 marzo all'8 aprile invia un SMS al 45503 o vieni a trovarci nelle piazze italiane. Ecco, portare il nostro contributo per l'integrazione sociale di chi ha bisogno, di chi ha magari qualche più difficoltà in più rispetto a noi a fare la nostra stessa vita, ma lo stesso diritto di farla, possiamo veramente tutti noi dare un aiuto facilissimo. Allora, basta mandare un messaggio al 45503 oppure con una telefonata da rete fissa potrete donare dai 5 ai 10 euro. Vedrete per tutta la puntata scorrere il numero proprio qua sotto, in sovraimpressione, però c'è anche da dire che si può andare nelle piazze italiane a prendere queste bellissime farfalline, allora lo stavamo dicendo prima, sono farfalline che portano, oltre a portare il cioccolato e possono essere quindi un ottimo regalo pasquale, portano anche un grande contributo all'Unione Italiana. Sì, la farfalla è un po' il nostro simbolo, nel senso che con le ali noi cerchiamo di essere un po' le ali delle persone con disabilità. L'obiettivo dell'associazionismo in generale e della nostra associazione in particolare è quella di dare le stesse opportunità a tutti. Noi non vogliamo che le persone con disabilità facciano determinate cose. Noi vogliamo che abbiano la possibilità di scegliere, esatto, che è la cosa che per noi conta di più. E la farfalla è un po' quella cosa che ci rappresenta. Le ali danno il senso proprio di libertà. Queste farfalline quest'anno sono azzurre e gialle, riprendono anche il colore della nazionale italiana di hockey in carrozzina, che abbiamo visto nello spot. Insomma, hanno l'obiettivo proprio di promuovere su tutto il territorio nazionale lo sport in generale. Ecco, perché, scusa, ti ho interrotto, prego, no, prego, finisci. No, e che ovviamente può essere sia l'hockey in carrozzina, ma altre forme. Abbiamo visto anche il nuoto, abbiamo visto tante modalità di essere partecipi attivi. Certo, e allora partiamo proprio anche dal motto di quest'anno, che è liberi di essere campioni nello sport e nella vita. Riprende tutto quello che hai detto tu, Marco, ma a livello di persone che mettono il loro cuore in questa grande associazione, che cosa significa essere liberi nello sport e nella vita? Cosa vuol dire garantire questo? Beh, significa innanzitutto entrare in contatto con un'associazione che ti dà l'opportunità di crescere con i ragazzi, a livello personale, a livello di gruppo, perché poi, come avete visto nello spot, si crea una vera e propria tifoseria, nel senso che appunto l'hockey in carrozzina è lo sport principale che chi è affetto da questo tipo di patologie può praticare a livello agonistico. E quindi le squadre italiane sono tantissime, si affrontano in un vero e proprio campionato.
E quindi tutti noi siamo tifosi, sosteniamo le squadre, poi avviene, non so, a Milano per esempio viene organizzato il forum, il forum di settembre-ottobre più o meno, in cui vengono invitate varie squadre e, da tutta Italia e anche alcune straniere ultimamente negli ultimi anni, e ci si affronta in questo torneo. E insomma è un'esperienza veramente grandiosa, certo. Tifare, vedere loro che crescono come squadra, quella di Milano ultimamente ha un po' di problemi, ma ce la faremo. Sì, ce la faremo per a rientrare forza ad altri livelli, sì, assolutamente, per forza. E quindi significa veramente avere tutti questi momenti in cui si sostengono, sì. E poi alla fine si vive... Beh, si vive la normalità, si vive la vita, esatto. che viviamo tutti, ed è su questo che vogliamo trattare oggi, perché è veramente importante che ognuno di noi abbia il diritto di scegliere, esatto. Perché abbiamo uguale dignità, dobbiamo avere anche uguali possibilità. E in questo in che cosa può aiutare lo sport? Momenti divertenti, ovviamente di socialità, dove ci si unisce, dove si diventa un gruppo unico, ma sì. Momenti anche importanti per una propria crescita personale, per uno sviluppo. Cosa sì. Può portare in più? Ma io lo vedo fortemente come uno strumento. Uh-huh. Io ho iniziato 20 anni fa in associazione, ho conosciuto l'associazione proprio grazie all'hockey in carrozzina, quindi ce l'ho particolarmente nel cuore ed è una cosa che mi porto dentro. E adesso che ho più di 30 anni mi rendo conto degli occhi che avevo io a 14 anni, perché li vedo nei ragazzi che giocano adesso. È un momento iniziale per rendersi conto che non si è da soli. Sì. E questo vale sia per le persone con disabilità che per i genitori, che comunque affrontano tutti i giorni questo tipo di problematiche. Dall'altro lato è un momento di confronto con se stessi, però un momento di confronto fatto senza nemmeno rendersene conto. Il momento dello sport di squadra vuol dire che ognuno si fa carico delle debolezze dell'altro, però non ci si rende conto che automaticamente negli altri vedi i tuoi stessi limiti e quindi impari a superare anche i tuoi. E quello è lo strumento che noi abbiamo utilizzato proprio per andare, a me piace dire, scovare e far assaggiare la libertà a nuovi ragazzi. E quindi insomma il fatto che questa giornata nazionale sia dedicata proprio a questo momento, alla voglia di assaggiare, alla voglia di iniziare a fare una vita piena e da protagonisti, per me è ancora più bello. E le farfalline proprio insomma ci rappresentano, poi noi saremo nelle piazze, avremo modo di raccontarci. La cosa che a me preme dire, lo dico sempre, sembra controproducente ma non lo è, io voglio che le persone vengano non tanto per regalarci qualcosa, ma io voglio che le persone arrivino per conoscerci, sì. Perché è la prima barriera da abbattere, proprio quella culturale. Poi il resto viene da sé. Esatto. E cosa significa voler portare questo messaggio alla gente? Perché l'attività di volontariato vuol dire sì, stare vicino, dare una mano in più, ma ci sono veramente delle barriere culturali. Quando si va a spiegare, la gente ha voglia di capire, gli italiani vogliono sapere come aiutare gli altri italiani, oppure c'è abbastanza ignoranza? No, la voglia di avvicinarsi, secondo me c'è molta curiosità. E il nostro obiettivo principale è quello, durante queste giornate, di far uscire le persone da casa, o anche chi ha dei problemi a alzare il telefono e mettersi in contatto con noi attraverso il sito internet, attraverso i numeri fissi che troverete sul sito, per il passaparola, portare più persone possibili, volontari che appunto vogliono avvicinarsi all'associazione e anche tutte le persone affette da queste patologie che vogliono avere più informazioni. Di curiosità secondo me ce n'è tanta, di voglia anche di capire, e soprattutto l'obiettivo poi più importante è di uscire dalla solitudine, come diceva Marco, e venire a scoprire un'associazione che veramente ti dà, esatto. A tutto tondo un sacco di opportunità. Esatto. L'importante è che appunto si esca dalla solitudine per le persone che hanno bisogno, ma che finisca anche il percorso di semplice curiosità, esatto. Per noi invece che una mano la possiamo dare. Allora voi rimanete qui con noi perché continueremo a raccontare il grande valore della vostra associazione subito dopo la pubblicità. Torniamo subito.